9 marzo 2018 Milano. Ronaldo resta sempre un fenomeno e l'idolo dei tifosi nerazzurri. È appena stato eletto nella Hall of Fame dell'Inter nella categoria attaccanti e sul palco regala una magia come nei 5 anni in cui ha vestito la maglia della squadra che oggi celebra i 110 anni. Nella mia epoca abbiamo combattuto tutte le squadre e anche un sistema corrotto che abbiamo scoperto tutti. In quel periodo ci saremmo meritati più vittorie, affonda il fenomeno. Inevitabile che il pensiero vada entro di 20 anni, al 1998, a quel duello con la Juve chiuso con lo scudetto bianconero e tante polemiche. Ronaldo, 41 anni, con Gigi Simoni, 79 anni. La presse sul palco, Ronaldo sul palco tira fuori tutto il suo animo nerazzurro. Per me è un grande onore essere qui, molto emozionante, dice il brasiliano oggi 41enne, che sbarca all'Inter nel 1997 e se ne ende dopo aver vinto il Mondiale 2002 col suo Brasile. Voglio ringraziare chi ha votato per me, ma soprattutto Massimo Moratti, il mio papà, tutta la sua famiglia, per avermi portato qui, dove sono cresciuto e dove sono diventato un fenomeno, come mi chiamano. Anche la famiglia Pirelli che ci ha aiutato ed ci è stata sempre vicina. Volevo ringraziare le generazioni prima di me, Mazzola, Corso, tutti gli amici, Berti, che è stato uno dei primi ad aiutarmi quando sono venuto in Italia, mi ha fatto sentire come fossi a casa. Questa generazione prima di me mi ha fatto diventare quello che sono diventato, sono stati dei riferimenti. Ringrazio i tifosi interisti che hanno pianto insieme a me, che hanno gioito, ma soprattutto quelli che hanno sofferto con me in quel periodo dell'infortunio, un periodo mi ha fatto diventare forte. Virgolette punto. Punto 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 punto. Inter, Ronaldo il migliore di sempre, che onore. 5 maggio 2002, prima della cerimonia, Ronaldo aveva toccato un altro tasto dolente della sua storia in nerazzurro, il 5 maggio 2002. Rigiocherei la partita con la Lazio, potevamo vincere il campionato. Abbiamo sbagliato tutte le scelte, sarebbe bello riprovarci. Miglior attaccante, sono molto contento di essere qui, per l'occasione dei 110 anni dell'Inter, ha detto all'arrivo alla festa. Essere proclamato miglior attaccante della storia di questo club è veramente un grande onore per me, qui sono passati grandissimi giocatori. Un club con una storia molto bella, un onore essere a Milano, mi ha dato soddisfazioni incredibili. Qui ho imparato tantissimo, non solo come calciatore, sono arrivato giovane e sono cresciuto. Icardi deve restare, l'Inter di adesso, nella prima fase di campionato era molto carica, dopo la sosta ha avuto una sequenza di risultati negativi ed è rimasta intro, per bisogna reagire e sperare di rientrare in Champions. E nel prossimo anno cercare di vincere un titolo. Un fenomeno di questa Inter, i bravi giocatori servono sempre, ce ne sono tanti, bisogna trovare il modo di vincere il campionato. Icardi si sente bene all'Inter, un giocatore che vogliono tutti, ha dimostrato grande qualità. I tifosi gli vogliono bene, credo dovrebbe restare. Ronaldo, Icardi, sta bene all'Inter, ritorno da dirigente, e per chi sogna un suo ritorno, nel board dirigenziale nerazzurro, adesso ho tanti altri progetti, sicuramente mi farebbe piacere tornare per aiutare l'Inter a crescere ancora. Cambi di proprietà, per i tifosi non la cosa più importante, loro vogliono vedere la squadra vincere i campionati. Speriamo che questa nuova gestione porti l'Inter in alto. Ronaldo, qui ho imparato che fenomeno bisogna esserlo anche fuori dal campo.